Bentrovati e ben trovati a Sara Tempo. Anche questa sera sono qui con il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi. Buonasera. Per introdurre il tema di questa puntata, che è la prostituzione. Un fenomeno che cerchiamo di eh, indagare, di raccontare, come sempre, senza avere la pretesa di essere esaustivi, ma cercando di mettere in luce alcuni aspetti eh, che in qualche modo uniscono la storia con l'attualità. Ma su questo argomento, come su altri argomenti, ci sono molti. Luoghi comuni da, da sfatare. In questo caso la ricerca storica può aiutare a comprendere meccanismi che sono probabilmente più ampi della, eh, appunto del pregiudizio o della lettura stereotipata. Sicuramente un tema che ha attraversato eh, lungamente la storia, eh, non è stato sempre come dire, riconosciuto come un tema da affrontare eh, seriamente storiograficamente. Eh, per fortuna, la, in questo caso l'ambiente trentino, il mondo della ricerca storica, ha deciso, grazie a un, dei ricercatori, di affrontare questo tema e ci permette anche ovviamente di collegare una dimensione di comprensione storia, di storia sociale in particolare, anche all'attualità. <coughs> Credo che sia una, un tema che mh, rivela quanto come dire, sia ancora eh, grande e importante il lavoro da fare perché alla fin fine la storia sociale offre tantissime come dire, tematiche, problematiche che non sono state ancora messe a fuoco. Senti, l'hai appena sottolineato, appunto, ci sono delle storie meno studiate, quindi meno raccontate, la prostituzione è sicuramente eh, una di queste, ma mi verrebbe da chiederti quali sono, secondo te, gli altri eh, temi che andrebbero indagati con, con più cura? Ma probabilmente noi abbiamo una, un meccanismo eh, selettivo, della memoria pubblica che eh, si occupa principalmente di cesure e di questioni come dire, che hanno, sono facilmente ricordabili o hanno una grande produttività nell'essere ricordate. Poi ci sono dei temi, questo, ad esempio la grande Scuola delle annale eh, francesi l'ha messa uh -huh. a fuoco, che sono temi di più eh, difficile come dire, comprensione anche perché eh, rivelano meccanismi della società, meccanismi di esclusione, meccanismi eh, non sempre codificati. Io credo che la, chi si occupa di storia debba appunto eh, fare lo sforzo per andare un po' in questo caso controcorrente e quindi entrare ad esempio nelle dinamiche, eh, de, de, della, nella storia della famiglia ad esempio, entrare nelle relazioni come dire eh, che escludono, nelle relazioni che creano dei capri espiatori, nelle relazioni che attengono come dire, alla, ad esempio ai meccanismi della sorveglianza sociale, come diceva Michel Foucault, applicati come dire, alla storia delle comunità, alla storia del territorio, sia un bel contributo alla comprensione complessiva della vicenda storica del nostro territorio. E noi oggi per dare il nostro piccolo contributo abbiamo deciso di eh, prendere due ricerche e di farle dialogare, idealmente insieme una riguarda la prostituzione e le case di tolleranza nel periodo asburgico e l'altra più recente indaga in particolare il profilo dei clienti. A parlarci di quest'ultima è Elisa Kaide, educatrice sociale oggi impegnata in un progetto contro la violenza sulle donne. Vediamo che cosa ci ha raccontato. Nella mia ricerca quello che um, un po' è venuto fuori è che non ci sono caratteristiche um, che possono definire in modo chiaro i clienti di prostituzione. Sono più i modi di usare la prostituzione che li mettono assieme, no? ma caratteristiche personali assolutamente. Non, non sono state rilevate. Le motivazioni per, no, per le quali clienti di prostitute eh, usano usano tra virgolette, sempre, uso questi termini, sempre anche tra virgolette, no? eh, la prostituzione possono essere: abbiamo trovato più di 50 motivazioni diverse. Eh, da quelle ecco, più stereotipate che Entrano con il sesso e fare pratiche sessuali diverse, no? quando sono un po' stufi delle loro mogli. No? Allora passano a cercare eh, la diversità, la trasgressione, no? a, a il fatto di sentirsi da soli, eh, momenti vitali diversi come un divorzio, come non so, la morte di un familiare che li porta a, fare, a mh, cercare la, le prostitute, a. Quelle cose più diciamo de, no, del momento sociale attuale, come sono la mancanza di tempo per, non so, per uscire al VAR, conoscere ragazze, a essere stanchi di dover conquistare le donne, sono diversissime. Una cosa che mm, possiamo dire che non si dice di solito è che sicuramente non c'è un'unica motivazione nel cliente, di solito ce ne sono più di una, ci sono diverse motivazioni. È che le motivazioni cambiano dipendendo dal momento vitale che hanno. Nel senso, non sarà la stessa motivazione quella iniziale, per quella che hanno iniziato a usare no? la prostituzione, a ah, quelle che non le mantengono durante la loro vita. La tecnologia eh, facilita sicuramente eh, il fatto che i clienti di, di, prost di prostitute abbiano un luogo di ritrovo, no? dove loro possono esprimersi. Al, abbiamo trovato diversi siti in diverse lingue, eh, in concreto spagnola, italiana e tedesca, dove i clienti eh, si sentono liberi assolutamente di eh, tirare fuori questa parte loro che devono di solito nella loro vita, quando vanno a lavorare, quando vanno al bar, quando si ritrovano con gli amici: tenere nascosta. Qua loro devono anche eh, partecipare, no? di, di, sono diversi forum. E dove le tematiche possono essere in più variatissime, da solo prostituzione a calcio, amore, no? di solito i fili più lunghi di questi forum sono anche il fatto di innamorarsi di una prostituta. È forse uno dei fenomeni meno studiati della storiografia, eppure ha importanti risvolti eh, sociali, politici, economici e direi anche culturali. Parliamo di prostituzione con lo storico Nicola Fontana che lavora al Museo della Guerra di Rovereto, dove è conservatore dell'archivio storico. Buonasera e benvenuto Buonasera. a Saratempo. Eh, iniziamo innanzitutto inquadrando il fenomeno della prostituzione rispetto al periodo di cui ti stai occupando tu, cioè il periodo asburgico. Eh, che tipo di regolamentazione c'era? Nella seconda metà dell'Ottocento e inizio Novecento, nella società sburgica, la prostituzione era accettata, purché sottoposta ai controlli di polizia e ai controlli sanitari e purché esercitata nelle cosiddette case di tolleranza. Al contrario, la, prostituzio la prostituzione esercitata al di fuori di questo ambito controllata era considerata illegale e pertanto perseguita dalla legge. In base al codice penale del 1852 la prostituzione illegale veniva perseguita con la detenzione da 1 a 6 mesi mentre il ruffianesimo, ovvero il reclutamento di prostitute e, e, ai fini della prostituzione illegale veniva perseguita con la detenzione da 3 a 6 mesi. E, in base poi al regolamento del 1885, vorrei ricordare, le prostitute che lavoravano nell'ambito delle case di tolleranza erano tenute a sottoporsi a visita medica due volte a settimana, a vendere al cliente i preservativi, a curare in modo particolare naturalmente l'igiene personale e eh, a evitare insomma, ogni danno che potesse così colpire la, la morale pubblica. Ad esempio, era vietato loro esercitare la professione in zone vicine a luoghi pubblici come, case, come scuole, chiese uh -huh. e, e caserme, ed era loro, loro proibito eh, assemblarsi in luoghi pubblici e quindi esibirsi in, in pubblico. E rispetto quindi alle case di tolleranza, ci dici un po' dove erano a Trento? Ma ne, dunque, nel Tirolo meridionale esistevano case di tolleranza a Bolzano, a Riva del Garda e appunto a Trento. A Trento in particolare esisteva una casa di tolleranza in via Malpaga, gestita all'inizio del Novecento da Maria Scartezzini ed era chiamata La Veronetta. Il secondo, il secondo bordello, casa di tolleranza e più importante, si trovava nelle vicinanze del Castello del Buonconsiglio ed era gestito dalla famiglia Boz. Si trattava di una vera e propria azienda familiare che nel 1906 teneva occupate tra le tre e le quattro ragazze provenienti a quel tempo per lo più dal Regno d'Italia e che nella Prima Guerra Mondiale espanse la propria attività al punto che eh, da aprire una seconda filiale in via delle Bettine esclusivamente dedicata agli ufficiali. E tu dicevi appunto che eh, non c'era soltanto una prostituzione tollerata, come dire, ma anche una, una prostituzione in qualche modo sommersa e, eh, e illegale. Ce ne vuoi parlare più, più precisamente? Voglio dire, i profili delle lavoratrici del sesso in un caso e nell'altro erano diversi? Si trattava di un fenomeno vasto e diffuso nel territorio, incentivato da diversi fattori, tra i quali appunto la diffusione di guarnigioni nel Tirolo meridionale, lo sviluppo dell'industria turistica eh, tra eh, fine Ottocento e inizio Novecento, la povertà nelle valli e il fenomeno dell'alcolismo e del vagabondaggio, molto presente anche eh, fra le donne. Molto forte era la prostituzione illegale nelle località di cura e di soggiorno della, della regione, ad esempio Levico, Riva del Garda, Madonna di Campiglio. E, eh, si trattava appunto di prostitute eh, per lo più cameriere e locandiere, oppure di tra virgolette, prostitute in trasferta che venivano dal Regno d'Italia o da altre località d'Europa. Colpisce anche il fatto, a questo proposito, che molte eh, prostitute illegali eh, venissero reclutate tra eh, le operaie della manifattura tabacchi oppure tra le lavoratrici delle filande Gavazzi di Rovereto e Tambosi eh, di Cagliano. Si trattava in ogni caso di un fenomeno che attirava l'attenzione delle autorità in quanto veicolo di trasmissione di malattie infettive. Uh, vorrei ricordare a questo proposito che nella, nella, nella guarnigione di Trento nel 1910 si segnalarono ben 110 casi di malattie venere. Ma ehm, fammi capire più o meno di che età stiamo parlando in questo caso, quanti anni avevano le ragazze che si Dovevano tuttavia. avere come minimo 21 anni e conosciamo casi anche di quarantenni e cinquantenni. Questo per la prostituzione tollerata e si hanno dei dati anche per... Uh per il sommerso, come dire. Siamo più o meno nella stessa fascia d'età. Nel caso di vagabondaggio l'età si spingeva anche oltre i 50 anni. Ma e Diciamo che uno del, dei temi più, più controversi, soprattutto oggi rispetto al tema della prostituzione, è riuscire a capire chi, chi sono i clienti, no? perché le stime parlano di 9 milioni di clienti oggi eh, nel nostro paese, ma in realtà poi di loro si sa molto poco, visto che appartengono alle categorie sociali più, più disparate. Appunto. Tu che stai analizzando comunque le carte processuali del tempo, si riesce in quel caso a, a capire qual era il profilo dei clienti? In effetti le carte sono molto reticenti su questo aspetto, però possiamo affermare con certezza che la principale fonte di entrata per le case di tolleranza, ma anche per la prostituzione illegale, era costituita dai soldati delle varie guarnigioni dislocate nelle varie località eh, della, della regione. D'altra parte, c'è anche da dire che le tariffe erano così basse da consentire l'accesso anche a stati, stati popolari come operai e, e contadini. Infine, si può anche dire che nelle località di soggiorno e di cura vi era una clientela più altolocata, aristocratici e, borghe e borghesia media-alta, e non soltanto trentina. Quindi anche in quel caso c'è una certa trasversalità della clientela, esatto. diciamo. E, e invece rispetto a, a un discorso temporale, perché poi il, il periodo di cui eh, ti, ti occupi tu è, è, è piuttosto, piuttosto ampio. E se si pensa all'oggi, insomma, dagli anni 90 ad oggi è cambiato moltissimo il fenomeno della, della prostituzione. Rispetto al periodo che stai analizzando, che tipo di trend si possono osservare invece? Cioè penso alle grandi trasformazioni come ad esempio eh, la, la prima guerra mondiale. Mondiale. Beh, con uh, lo scoppio della prima guerra mondiale e ancor più con la dichiarazione di guerra del, del Regno d'Italia, l'Austro-Ungheria nel maggio del 1915, si registrò un incremento chiaramente delle truppe e delle soldati, insomma, stanziate stanziati nel territorio. E con essa crebbe anche la domanda di sesso uh, a pagamento a cui le case di tolleranza risposero incrementando la propria uh, attività. Ricordavo prima il caso appunto della casa di tolleranza Boz, che aprì una seconda sede in Via delle Bettine, ma inoltre eh, cercò di assumere donne prostitute appunto provenienti da varie parti della monarchia, da Vienna, dalla Moravia, dall'Ungheria. E inoltre, e in l'incremento dei prezzi dei, dei beni di prima necessità, la disoccupazione, ma in generale la povertà esasperata dal da caso di guerra, spinse moltissime ragazze a, a vendersi e concedersi diciamo, a pagamento agli ufficiali e soldati e a chi insomma, fosse in grado di, di pagarle. In particolare, questo fenomeno fu un. Molto presente anche da, tra le lavoratrici eh, addette alla costruzione di trincei per il genio militare di Trento. Eh, a tal punto che nell'agosto del 1915, ad esempio, a Trento furono arrestate 37 lavoratrici militarizzate proprio per prostituzione, eh, prostituzione illegale. E si trattava di un fenomeno poi fortemente condannato dal clero, proprio come segnale dello scadimento eh, dei costumi. Inoltre si registrò un incremento delle nascite di figli illegittimi e, e di un'espansione ulteriore delle malattie venere, al, al punto che sempre nell'agosto del 1915 il comandante della piazzaforte di Trento impose un trattamento sanitario fra tutte le donne lavoratrici anche non sospette di, di, di prostituzione per prevenire appunto, le malattie venere. E, e noi ritorniamo invece all'oggi perché Nicola Pifferi è andato a chiedere ai trentini e alle trentine la loro opinione sul fenomeno. Vediamo il servizio. Penso che sia un fenomeno troppo diffuso uh, qui da noi e che bisogna darci un taglio perché non credo sia giusta una discriminazione così soprattutto verso le femmine, le donne quindi appunto. Questa settimana parliamo di prostituzione, tema su cui in realtà i trentini hanno delle idee più o meno abbastanza chiare, più del solito sicuramente, ma sentiamo cosa pensano veramente e cosa pensano dei luoghi comuni. La gente può fare quello che vuole, se cioè uno non ha voglia di lavorare in, in un comune, in un negozio da qualche parte, fa quello che vuole fare, cioè se vuole prostituirsi va bene, è una scelta sua, cioè, non ho mai giudicato gli altri per quello che fanno. Male dal punto di vista delle donne, non, non, non mi entusiasma insomma, certo. Bisognerebbe legalizzarla nelle case chiuse perché sarebbe giusto che pagassero le tasse e sarebbero anche tutelate, possono avere la pensione, quindi togliere dalla strada perché non è una bella immagine, però alla fine è un lavoro che non si potrà mai eliminare, quindi legalizzarla. Penso sia una cosa sbagliata ovviamente da fare in una situazione però disperata e che... Le ragazze vanno anche un po' cercate di capire perché non lo fanno per divertimento, ma evidentemente per motivi economici anche, soprattutto. Secondo me non è bello vendere il proprio corpo, quindi possono contare anche i luoghi comuni. E continuiamo a parlare di storia della prostituzione, lo dicevo anche prima, sicuramente eh, una vicenda interessante dal punto di vista storiografico ma molto poco studiata. Tu stesso eh, Nicola di solito ti occupi di fortificazioni austro-ungariche, quindi nulla di più lontano da eh, questo tema, ma da dove è nata quindi la tua curiosità per, per questo fenomeno e per studiarlo appunto? Ma alcuni anni fa a Vienna, mentre appunto eseguivo delle ricerche sulle fortificazioni austro-ungariche della regione, mi sono imbattuto in un rapporto della Lugotenenza di Innsbruck inviata al Ministero degli Interni, in cui si delineava un quadro appunto della prostituzione nella contea del Tirolo e del Vorarlberg attorno al 1906-1907. Allora mi sono reso conto che si trattava effettivamente di un tema poco studiato e che valeva appunto un'indagine ai fini anche della storia sociale del, della città di Trento e del territorio territorio. Sono partito quindi con l'analisi delle carte processuali del Tribunale circolare di Trento, conservate in archivio di Stato. E la ricerca è appena agli inizi e proseguirò con l'esame delle carte del commissariato eh, di polizia, eh, con le carte degli enti assistenziali e poi con i giornali. Insomma, è un lavoro che durerà un po' nel tempo. In progress, ecco. Ma in questo, in questo periodo in cui appunto hai iniziato a studiare questo tema, ti sei imbattuto in qualche caso, mi verrebbe da dire, curioso in qualche modo? Sì, ci sono sono molti casi, ma in particolare vorrei ricordare il caso di una ragazza di Trento che con estrema ingenuità mostrò delle proprie foto senza veli a vari avventori di locande della, della città. La ragazza fu arrestata e sottoposta a processo e infine prosciolta perché nel corso del dibattimento emerse con chiarezza, senza ombra di dubbio, che le foto erano frutto del lavoro eh, di studio di, del proprio ragazzo, una persona tra l'altro eh, di buona collocazione sociale, di, di buona reputazione e non si trattava pertanto di foto artistiche e non di foto finalizzate diciamo, al procacciamento di, di clientela. Ma e invece per quanto riguarda i trans o i lavoratori del sesso maschi, ci sono delle informazioni su di loro? Si trova qualcosa o non si sa nulla rispetto al periodo asburgico? Nelle carte processuali si trova sicuramente casi di omosessualità, ma per ora non ho trovato eh, dato evidente di prostituzione in questo senso. E ci hai parlato soprattutto della, di quel che riguarda il Trentino, quello che oggi è il Trentino, ma per quanto riguarda, ad esempio, la provincia di Bolzano e dintorni ma conosco il caso ad esempio della casa di tolleranza di, di Bolzano che fu chiusa da autorità nel 1912 in quanto fattore di disordine bisogna ricordare che a volte queste case di tolleranza erano anche luogo di conflitto di scontro fra civili e militari ricordo appunto che Trento Bolzano e Riva del Garda erano località di guarnigione, Trento e Riva del Garda erano città fortezza appunto e eh, la casa chiusa venne appunto eh, chiusa de, per ordine dell'amministrazione comunale ma subito dopo eh, riaperta anche su spinta popolare in quanto era aumentato il fenomeno della prostituzione su strada, quindi contrari, con, con eh, episodi contrari alla morale pubblica e perché era aumentati, erano aumentati anche i casi di malattie eh, venere e fu così riaperto il, il, la casa di tolleranza anche su spinta appunto della, della richiesta della popolazione. Ci sono poi eh, molti prodotti culturali che eh, vedono come protagoniste le lavoratrici del sesso, noi ne abbiamo raccolti alcuni che andiamo a vedere nella nostra playlist tematica. Sisters of No Mercy è un documentario del 2007 che offre uno sguardo sul fenomeno della tratta tra la Nigeria e l'Europa. Eh, la storia è quella di quattro ragazze nigeriane delle strade di periferia in cui sono costrette a prostituirsi. Certo, sono storie personalissime fatte di sogni e di delusioni che ci aiutano però a capire un po' di più una condizione di schiavitù presente anche in Trentino. Puttanopoli è un gioco da tavolo ancora in cerca di un editore, ma disponibile da scaricare online. Ideato dal Comitato per i diritti civili delle prostitute sulla falsariga del Monopoli, è un modo per capire cosa c'è dietro la vita delle lavoratrici del sesso, quali sono le leggi e chi sono i clienti. All'inizio della partita, ogni giocatore o giocatrice assume il ruolo di una prostituta che ha un nome, una nazionalità e un obiettivo, come ad esempio mandare i propri figli a scuola. Come annuncia lo slogan sul sito si tratta di un gioco per ragionare, una ragione per giocare. Prodotto culturale decisamente più leggero, Secret Diary of a Call Girl, tradotto in italiano come Diario di un asquillo per bene. È stato un blog cult, un successo letterario e poi una hit televisiva inglese in onda tra il 2007 e il 2011. A Londra, Anna è una donna carismatica ed emancipata, che racconta in prima persona la sua trasformazione in Belle, un asquillo d'alto bordo. Una doppia vita mostrata con assoluta ironia, che non manca però di offrire una riflessione sui rapporti tra i sessi e sui nostri desideri più nascosti. E io ringrazio naturalmente Nicola Fontana del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, esatto. che ci ha portato a conoscere il fenomeno della prostituzione tra 8 e 900. Vi do l'appuntamento alla settimana prossima per una nuova puntata di Sarà Tempo. Buona serata!